quindi te rimane Redlock, io Olimpo no. Avevo preso una decisione, ho rivalutato le carte in tavola nell'ultimo periodo, mi prendo il weekend per decidere. Però Canella sta facendo delle facce interessanti, ragazzi, non è che c'entra Canella in questa decisione. Andrea Porrini è in assoluto uno dei calciatori più forti in questo torneo di campionato, immagino che se si prende il tempo è per valutare tutte le offerte, perché chiaramente tutti lo vorranno in squadra. Quindi l'hai chiamato, interessante. Cosa ne pensi delle offerte che ti ha fatto Canella, Porro? Certo, hanno fatto Canella? Sì. No. Gabri, lo sappiamo entrambi che hai fatto l'offerta. Adesso facciamo parlare Porro. Se me la potete dire voi, perché io non la so ancora. Ti offro una cena dove vuoi tu. Ma in amicizia o per venire a giocare con te? In amicizia, sempre solo in amicizia. Comunque, prof, ti volevo chiedere, come mai a oggi non hai seguito il tuo amico, compagno di squadra di Seven Sins, Andrea Fratino? Ma in realtà Andrea ha fatto una scelta che inizialmente non condividevo. Come mai? Ma perché secondo me, per noi, io avrei preferito rimanere agli Olimpo, cioè che rimanessimo entrambi agli Olimpo, per cercare di arrivare a una vittoria a cui eravamo andati vicini entrambi. E poi non è un segreto che io e lui giochiamo molto bene insieme, quindi mi sarebbe piaciuto continuare a giocare insieme. Detto questo, ci sono state dinamiche che non sono andate bene ad Andrea, esterne alla squadra, eccetera, e quindi ho preferito prendere un'altra scelta. Ma secondo voi, quindi, questi Golden State possono essere la nuova rivelazione, l'anti-Redlock? Possono vincere questa summer? Oppure pensate sia il solito, tutti quanti la nominano come il PSG, no? Le figurine che poi non vincono niente. Secondo voi? Bisogna vedere nell'arco del campionato se lo diventano. Esatto, devi vedere come si trovano insieme, perché hanno un mismo. Comunque sono tante prime donne lì, Però ci sono tre giocatori, se non sbaglio, che hanno già giocato. Cinque giocatori che hanno già giocato assieme. Perché hanno giocato già Berto, Fratino, Lopez, Fene e Mosi, che hanno già giocato assieme. Ma hanno giocato comunque quanto? Una partita. Però mai di niente. No, beh, sicuramente potrebbe essere una rivelazione, però bisogna poi vedere in campo come girano. Alla fine sono tanti nomi, ma poi è il campo che dimostra, no? Conta tanto quello. Sicuramente. Infatti adesso qui volevo fare un attimo una domanda al prof. Allora, alla Golden abbiamo Lopez, Fene, Fratino. Li vuoi raggiungere o non li vuoi raggiungere? Perché comunque alla fine sappiamo che... Smettila di ridere. Vabbè, un contatto c'è stato, ammettilo. Io parlo spesso con Andrea, ma parliamo di tutto. Fate due calcoli. Quante scelte hanno la Golden? Una per Tocchi? Diciamo ne hanno tolte molte. Una è Mose, penso. Mose sì. Via VIP, o no? VIP. No, non penso. Dovrebbe, ma guarda, che raga, Porro viene considerato VIP, raga? No, non ancora. No, raga, c'è 40k. È anche figa allora. Dalla prossima abbiamo provato oggi con Vegas. Ah, ok, ho capito. Vabbè, gli manca una scelta ai Golden. Gli manca una scelta. Ah, ok, allora è Porrini. Però Porro ha detto che deve scegliere, quindi deve scegliere magari se approdare di là dove c'è Ratino e gli altri. Magari perché tiene gli Olimpo, sta pensando di rimanere, non lo so. Olimpo e Outsider sono le altre due scelte? Ma ne avete già dette tre o quattro di squadre. Facciamo una scrematura insieme, sennò qua non me la cavo più neanch'io. Tutti quanti ti vorrebbero in squadra, no? Cioè, chi è? Sincero, dai. Hanno già le squadre forti. Ora abbiamo parlato di Golden, invece della cucina. Prof, tu cosa ne pensi di acquisti di Carpani? Io vorrei fargli i miei complimenti, perché è l'unica squadra, o forse la squadra che ha fatto con maggior serietà e organizzazione, che ha fatto un mercato importante, ma fin da subito. E allora dopo due settimane si prendono tutti i loro acquisti. E a me sta roba qua, che gli acquisti non si sanno fino all'ultimo, che si mettono in giro voci, non si danno conferme, dà un po' fastidio, ti dico la verità. Scombussola. La filosofia che uno, quando fa un acquisto, lo debba annunciare, se non subito, quasi subito. Però davvero la Fucina fa bene a questa Lega, una società che lavora, una squadra che lavora così seriamente, ecco, secondo me, nonostante non sia la mia squadra
più simpatica, diciamo. Però devo fargli complimenti davvero. Vabbè, il Falco non c'è più, quindi puoi stare tranquillo. Adesso non so, ha delle offerte da quel che sappiamo noi, quindi non so, non sappiamo la squadra, deve ancora scegliere. Zitto, hai fatto un'offerta al Falco? No, io purtroppo no. Mi sarebbe piaciuto per capire che tipo di risposta poteva darmi, ma io invece ho una roba da dire invece per Gabri. Allora, Gabri, c'è Bobby Abale che è free agent, quindi potrebbe venire agli Outsider, potrebbe venire Bobby. Ottimo giocatore, l'hai già visto. Io porto rispetto alla cucina, ho un grande rispetto di Manfredi e non prenderei mai un calciatore. Ma che cavolo te ne frega? Ma è stato svincolato. Non lo prendo, è troppo iconico per cucina. No. Ma senti, ma Gabri, ma te che acquisti hai fatto? Allora, ho preso uno spritz, poi ho fatto l'attivo. Per favore, parliamo seriamente, per favore. E poi ha preso il prof. Comunque la questione Abe, abbiamo chiesto a Citte, poi lo chiediamo anche a Figa, a Jamie, al prof, visto che sono grandi amici. Cosa ve l'aspettavate, uno, come ci siete rimasti, anche della papabile squadra del prof, di Abe? Vai Figa, dici la tua. Io lo sento, non dico ogni giorno, ma quasi. Quindi sapevo già la sua scelta, e è una scelta personale, non perché volevo andare via, ma perché non so come dirti. Sì, diciamo, dirà lui, i motivi li dirà lui. Mi dirà lui, quindi non voglio dirgli, però sì. Cioè, sappiate che lui non voleva andare via. Esatto, cioè, molto legato. Cioè, lui era legato a tutti noi, ma tuttora, guarda, ti ripeto, lo sento tutti i giorni, come penso Citte, gioca con me ai tornei anche fuori dalla GOT, quindi non è stato quello il problema. Cosa sua personale, che poi lo dirà, penso, a breve. Ok. Tu, Matt? Sì, dispiace, perché comunque cioè, l'icona dei Redblock, la prima persona a cui pensi, Citte, Fiche, Albe, cioè, però vabbè, sapendo le sue motivazioni è capibile, quindi ci sta, cioè, ci dispiace un sacco, però. E a Blancos, secondo voi, come potrebbe avere lo stesso rendimento che ha avuto nel caso in cui vada ai Blancos, potrebbe avere lo stesso rendimento che ha avuto ai Redblock, oppure fuori? Era anche il contesto ovviamente che l'aiutava, visto che non avete perso nemmeno una partita. Boh, è tutto da vedere. Secondo me nella nostra squadra, se sei anche qualitativamente parlando pronto, è facile fare bene. Più che altro è più facile magari inserirsi. Sì, esatto. Però vabbè, secondo me anche lui è un giocatore che è indiscutibile qualitativamente parlando, quindi io credo che possa far bene ovunque andrà, se devo essere sincero. Poi glielo auguro, perché al di là del rapporto che c'era in campo, c'è un rapporto anche fuori, quindi spero per lui che possa far bene, ecco, quello sicuramente. Tu, prof, cosa ne pensi di questo addio? Io sapevo già prima un po' com'era la situazione, non so i motivi esatti, cioè perlomeno so per sentito dire, so quello che si dice in giro, le voci, però finché non me lo conferma lui, io motivi veri non mi sento di confermarli né di dirli a nessuno, quindi sapevo che sarebbe insomma andato via, ma ci siamo confrontati prima, ha convenuto che fosse la scelta migliore per lui, quindi se lui è convinto di questa scelta io non posso che essere d'accordo con lui. Visto che quasi certa la partenza di Jepata, la squadra Eternal senza Jepata, secondo voi può essere... Ora non sappiamo i movimenti noi, perché non parliamo, non ci fanno sapere nulla. Ma può essere una squadra cuscinetto di questa GOT, secondo voi? Visto che parte Jepata, che è appunto il capocannoniere. Se pensi Eternals, pensi Jepata. Dipende se ZW lavora bene nel mercato. Secondo me è difficile. ZW noi non l'abbiamo visto neanche oggi ai Trials. Che noi abbiamo il nostro inviato, non ha visto né ZV né Guarnazza, che sarebbe il suo direttore sportivo, quindi non mi fa tanto ben sperare in realtà questa cosa. Boh, magari sta lavorando senza dir nulla, però è normale che se gli togli Jepata, che li ha portati fino a lì, sicuramente toglie un pezzo grosso. Appunto, puoi anche sostituirlo, dato che VIP Jepata è... Sì, è sì, difficile. Sicuramente sarà difficile trovare una persona che lo sostituisca, ma come in ogni squadra ci sono dei giocatori che sono... insostituibili, secondo me. Tu sei uno tra questi o no? Tu sei uno tra questi. Questo me lo devi dire te, lo devi dire. Sì, te lo dico io, te lo confermo. Che scemo che sei. Invece tu, prof, degli Eternals, anche se non si sa nulla.
Io degli Eternals non so veramente nulla. No, nemmeno non noi, però. Non sono informato del mercato di nessuna squadra, in realtà. Però degli Eternals veramente so meno di zero. Ok, dipende quanto ci tiene ZW, ecco. Esatto. Se ci tiene davvero, può fare dei belli acquisti. Ha dimostrato nella prima Summer che la squadra la può far forte. Se invece la prende un po' alla leggera e viene lì per far presenza, sarebbe un peccato, ecco. Eh sì, perché dopo diventi un po' la squadra cuscinetto. No, ragazzi, mi sa che una squadra riposa qualche giornata, quindi attenzione. Si gioca in nord. Entra la lanterna. Entra la lanterna. Cita, invece tu rimani? Io sì, confermato, rimango fisso. Quindi non erano vere le voci che cambiavi squadra? Dove? Col prof? Io sapevo che se cambiava il prof, forse avrei potuto prendere in considerazione la scelta che faceva. Tu in chat non mi hai scritto che forse avresti preso in considerazione. Tu mi hai detto ti seguo. Io però attenzione. Ma gliel'hai detto al Masseo ancora? Per nulla, eh? Ma gliel'hai ancora detto al Masseo? No, al Masseo non sa nulla, non sa purtroppo. Non volevo dirlo live. Purtroppo mercato Olimpo, però a oggi sei ancora degli Olimpo, come si stanno muovendo visto l'addio di Fratino? Se sì, c'è... Guarda, io so poco o niente, so che è stato, adesso penso che lo annuncerà in live in questi giorni, è stato proclamato, se così si può dire, DS della squadra Berlini, quindi si occuperà lui ufficialmente di mercato. Ah, quindi Berlini rimane agli Olimpo? Sembrerebbe di sì, io so perché così. Non so oggi... Ha numerose offerte, però ha deciso di rimanere e è stato, insomma, si è candidato come DS, unico DS degli Olimpo. Ah, tanta roba. E siamo stati tutti contenti di assegnargli questo compito, quindi il mercato d'ora in poi è responsabilità di Berlini. Io... Quindi ci puoi confermare anche diciamo l'acquisto di Regolanti? Abbiamo visto, io non lo conosco io. Abbiamo visto una storia apposta della storia di Berlini. No, ma si occupa di tutto lui, io lascio in mano a lui, mi fido ciecamente, quindi ok. Berlini DS degli Olimpo, abbiamo il post, ragazzi, Got Insider, mi raccomando. Un attimo, una bella grafica, va bene, tranquillo, tranquillo. Mettiamo una bella foto anche se... Porro, non mi sembra che queste robe. Il capo. Prof, ti hanno contattato di Redlo? Mi chiederà il mio procuratore. Se volete rispondere... Non so più cosa dire, abbiamo affittato 5 squadre diverse nel giro di mezz'ora. Ma è logico, uno vuole sapere, no? Perché il prof... non... Però questa è la prima volta che tiene in mezzo il procuratore, quindi occhio, ragazzi, occhio. Ma sai qual è il problema? Prof non vuole giocare con me a cheat. No, troppo forti poi, troppo facile poi. Io e il prof non siamo ancora riusciti a giocare assieme da quando ci conosciamo. Solo contro abbiamo giocato. Tocca rimediare, prof, tocca rimediare. Come to Redlock. Parla come procuratore. Lì è libero. Sai chi è il procuratore? No. Berlini. Io guardo solo l'insider, frate, tre pizze in testa è rituale, amen. Io guardo solo l'insider, frate, prima che si facciano bannare, amen.